Bentornati a Progetto 42. Oggi non è giovedì ma è martedì, perché in realtà stiamo recuperando quella che era la puntata di giovedì scorso, in quanto per cause meteo abbiamo avuto dei problemi, non siamo riusciti a registrare correttamente i video. Allora io passo subito la parola a Federico Allegretti, che era in programma con un talk su Gambas. E quindi a te, Federico. Buonasera a tutti. Sono Federico Allegretti del Linux di Terni. Purtroppo trasmettendo da casa la linea in Hyperlan, quindi in wireless, l'ultima volta c'era brutto tempo e non era facile mantenere una connessione stabile. Speriamo che oggi, che è sereno, la cosa vada un pochino meglio, e direi di iniziare subito a dare un'occhiata al soggetto di questo talk, allora quello di cui parleremo oggi è un linguaggio di programmazione ad oggetti, ma molto visuale, pensato per lo sviluppo di applicazioni in tempi molto molto rapidi. Si chiama Gambas 3 e c'era una versione 2, ma ormai è dismessa, quindi ormai possiamo parlare di Gambas, ma in pratica si sottintende Gambas 3. E il progetto è mantenuto da Benoit Minisini, non so, sicuramente va pronunciato in lingua francese, ma non è la mia lingua straniera di eccellenza di preferenza, quindi mi perdonerete se l'ho pronunciato male. Il progetto è ostato su sourceforge.net, e se andiamo a vedere infatti il sito principale di Gambas, che è gambas.sourceforge.net, troviamo tutte le news relative al progetto, le varie release, eccetera, eccetera, eccetera. Farvi vedere è nella wiki, nella help, la pagina, la sezione relativa all'azione e l'installazione del progetto, perché potete ovviamente sviluppare, compilare il progetto ex novo e quindi dal sorgente, oppure se avete poco tempo e volete immediatamente andare al succo del discorso, quindi iniziare a programmare, ci sono le istruzioni specifiche per moltissime distribuzioni. Nel mio caso specifico io utilizzo Ubuntu, e per Ubuntu praticamente ormai da qualunque distribuzione, da 16.04 in poi, basta inserire il repository del team di sviluppo Gambas, che è Gambas Team Gambas 3, e qui fare l'aggiornamento di apt e installare Gambas 3. A quel punto otterrete tutte le gran parte, il 99% degli oggetti necessari a Gambas per funzionare. Il cuore centrale del sistema di programmazione di Gambas è l'IDE, che si può lanciare semplicemente cercando Gambas sulla linea di comando, ma ovviamente a distribuzione la cosa cambia. Il succo è che alla fine otterrete questo. La schermata principale, lo splash screen dell'idea di Gambas, ci permette di fare molte cose, ma la cosa che veramente ci interessa in questo momento sicuramente è quella di creare oggetti. Andiamo direttamente a vedere come praticamente iniziare a sviluppare qualcosina in Gambas. Possiamo fare molte cose in Gambas, più o meno quello che state vedendo è una serie di preset che vi inizialmente dei progetti che pare in Gambas. Quelli a cui io sono più avvezzo e quelli che utilizzo più spesso sono questi, le applicazioni grafiche, quindi le tipiche applicazioni client server in ambiente aziendale, quindi l'interfacciamento con server di database, oppure lo scambio di informazioni tra
vari programmi che sono in esecuzione su più macchine all'interno della stessa rete. Ma nulla vieta che possiate fare una linea, un'applicazione a linea di comando, o fare dei videogiochi con un preset che è specificamente indirizzato all'utilizzo della libreria SDL, oppure applicazioni web. Non andrei a guardare le applicazioni web perché non sono capace, non lo faccio mai, non mi piacciono per questioni strettamente personali e quindi non mi dilungherei in quello. Da quello che so, era una delle domande che era stata fatta nell'ultima versione, qualcuno mi chiedeva quale web server è più adatto a interfacciarsi con Gambas. Allora, in linea di principio potete sviluppare un web server anche direttamente dentro Gambas, ma qualunque tipo di server web che possa interfacciarsi con applicazioni CGI o CGI, tranquillamente può utilizzare un programma o un'applicazione Gambas come server, quindi come servente delle richieste CGI. Quindi tutto sommato, alla fine, qualunque cosa. L'importante è che nella macchina server che eseguirà le richieste CGI ci sia il runtime, quindi le librerie per eseguire codice Gambas. Andiamo a vedere adesso quello che è il core, l'inizio, questa parte introduttiva relativa a Gambas, le applicazioni grafiche. Come potete vedere ci sono quattro pulsantoni relativi alle applicazioni grafiche. Due che espressamente fanno richiesta delle GTK, versione 2 e versione 3, e una generica graphical application e una relativa alle Qt. In pratica perché? Perché da distribuzione a distribuzione il look and feel che otterrete sarà differente se utilizzate le GTK o le Qt. Alle volte ci sono anche dei bug o dei comportamenti strani che si presentano utilizzando le Qt o le GTK e viceversa, ovvero che si risolvono utilizzando l'altra libreria. Molto raro, e normalmente vengono risolti abbastanza velocemente. Questo può succedere se utilizzate come preset questo graphical application e quindi non sapete espressamente prima quale libreria state utilizzando, e quindi alle volte, se non funziona, provate a convertire il progetto nell'altra per vedere se il problema è relativo alle librerie. Io normalmente sviluppo applicazioni Qt, quindi selezioniamo la nostra applicazione Qt, andiamo avanti e ci chiede dove salvare il nostro progetto, quale sarà la cartella di sviluppo del progetto stesso. In pratica vi fa vedere la vostra cartella, l'albero del vostro disco. Io normalmente le metto dentro la cartella documenti o documents, e una dimenticanza nell'interfaccia è che in linea di principio, come potete vedere, non c'è da nessuna parte un pulsante per creare una nuova cartella. Poi alla fine, con l'esperienza, lo scoprite, e basta semplicemente fare un pulsante destro sulla cartella dove volete innestare la sottocartella del vostro progetto. Quindi creiamo una nuova cartella, project 42. Entriamo qui dentro e facciamo seguente. Nome del progetto e titolo del progetto. Mentre il titolo del progetto può essere anche abbastanza esplicativo, e prova di progetto per intro su Gambas, il nome del progetto invece deve essere molto stringato e non può contenere spazi. Quindi io direi intro Gambas. Se mettessimo uno spazio, poco male, il l'IDE ci dice che insomma non possiamo utilizzare quei caratteri speciali. Mettiamo l'underscore e andiamo avanti. Ok, abbiamo immediatamente il nostro progetto che, se diamo play, non fa altro che renderizzare una finestra a schermo con alcune proprietà, di default. In pratica ci sono tutti quanti se andiamo a vedere il codice associato a questo primo oggetto, l'oggetto padre di tutto, come potete vedere è vuoto,
Perché? Perché il progetto Qt Application intrinsecamente genera come oggetto di base un form main, fmain, che vedete qui sulla sinistra dell'IDE, che è una finestra generica, quindi come tutte le finestre ha la possibilità di essere ridimensionata, minimizzata, massimizzata o chiusa. Ovviamente chiudendo l'oggetto principale si termina anche l'applicazione. Queste proprietà, la maggior parte di queste proprietà possono essere, anzi sicuramente la maggior parte di queste proprietà possono essere modificate dall'editor, dall'IDE, e quindi per esempio se vogliamo evitare che questa finestra possa essere ridimensionata, lo possiamo fare modificando la proprietà resizable, mettendola a false, e vediamo che la nostra finestra a questo punto non si può più allargare, scompaiono automaticamente gli handle, le manigliette per ridimensionare la finestra. Stessa cosa la potremmo fare a livello di codice, e per esempio la possiamo associare all'evento di apertura di questa finestra. Quali sono gli eventi associati a un oggetto? In pratica il trucco è fare pulsante destro sull'oggetto e, come potete vedere, c'è una voce del menu evento che ci dà una lista di tutti gli eventi associati al nostro oggetto. Ovviamente questa lista di eventi cambierà in base all'oggetto su cui abbiamo fatto pulsante destro. L'evento open l'avevamo già istanziato semplicemente facendo doppio clic sulla finestra, però se facciamo un'altra volta questo pulsante destro e andiamo a cercare, l'evento open non c'è più perché l'abbiamo tolto. Tra activate e open c'è una differenza, in questo caso specifico non ci interessa, tanto alla fine verranno lanciati e triggerati entrambi. E per esempio possiamo decidere, abbiamo rimesso resizable, giusto? Possiamo decidere che in fase di avvio l'oggetto fmain non abbia più, perché in questo caso la proprietà viene modificata a runtime, non ha più la possibilità di essere ridimensionata. Quindi fmain punto, e qui possiamo vedere già una delle comodità dei RAD e degli IDE un pochino più avanzati. Quando chiamiamo uno degli oggetti punto, otteniamo tutte le proprietà relative a questo oggetto, o che potrebbero essere relative a questo oggetto. Quello che ci interessava era resizable, quindi se siete pigri o non vi ricordate bene qual era la proprietà dell'oggetto, lo potete vedere qui, e quindi otteniamo l'autocompletamento del codice, e a questo punto lo mettiamo a false, e anche in questo caso l'IDE ci aiuta dandoci un feedback del fatto che abbiamo scritto bene o male. Se diamo invio, a questo punto, come potete vedere, non c'è più la possibilità di modificare la grandezza della finestra, ma semplicemente perché l'interprete di Gambas lancia il programma, renderizza l'immagine nel momento della finestra, nel momento che apre questo form, si accorge che voi volete togliere la proprietà di resizable e la toglie. Possiamo anche rendere questa cosa un pochino più simpatica, per esempio possiamo mettere un pulsante sul nostro schermo, e mettiamo un pulsante qui, e lo chiamiamo, lasciamo button one, sì, e ne facciamo un altro, Ctrl C, Ctrl V, no, diciamo che si chiamano bottone 1, bottone 2, non è che sia proprio buona norma lasciare i nomi così, insomma, di autogenerazione
degli oggetti sullo schermo, però nel nostro caso specifico è tanto per divertirci. Possiamo anche modificarlo. Ah, volevo farvi vedere una cosa, facciamo così. No. Allora, supponiamo che vogliamo fare sì che la finestra sia resizable quando premiamo sì. Ctrl X, Ctrl V, e diventi invece resizable false quando premiamo no, e invece la rendiamo non resizable alla partenza. Ok, lo lanciamo e come potete vedere è alla partenza non resizable. Se premiamo sì, a questo punto la finestra si può ridimensionare. Con no non si può ridimensionare. Quindi già abbiamo visto come far interagire tre oggetti scusate, con un altro oggetto che li contiene. E questa già è una cosa abbastanza simpatica, ottenuta con tre righe di codice. Quello che volevo farvi vedere è un'altra delle comodità. Avete visto che il pulsante relativo al sì si chiama button 1. Se a questo punto noi volessimo ricambiare nome al pulsante per renderlo conforme all'altro e lo chiamiamo button sì, l'IDE a questo punto modifica il codice relativo agli eventi relativi al pulsante button 1, ovvero adesso button sì, cambiando tutti i riferimenti all'oggetto. Quindi è abbastanza comodo, non dobbiamo preoccuparci di ricambiare tutti i riferimenti al pulsante. E abbiamo fatto delle cose abbastanza sempliciotte, ma tutto sommato alla fine già molto molto potente per fare il 90% delle applicazioni con cui lavoriamo tutti i giorni. Gli oggetti standard che arrivano con le librerie standard istanziate per il progetto, quindi per le applicazioni Qt, ci sono pulsanti, label, text box, slider, toggle button, radio button, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono grid view, list view, diciamo più o meno quasi qualunque tipo di oggetto di visualizzatore che ci interessa. Ci sono i chooser per colore, per data, eccetera, e container, ovvero form, frame, vertical panel, eccetera. Diciamo che pian piano con l'utilizzo sicuramente vi scoprirete quello che vi serve per fare quello che vi serve. I timer, molto utili per fare applicazioni che possano contemporaneamente seguire più cose in background. E sicuramente però la cosa più interessante dei Gambas è la ricca dotazione di oggetti o componenti che vi possono permettere di fare molte molte altre cose. Una cosa che vorrei farvi vedere intanto la possibilità di avere una libreria relativa all'accesso ai database, e a questo punto i database possono essere diversi, quindi MySQL, Postgres, SQLite o DBC, e se noi mettiamo MySQL, ok, più o meno abbiamo delle chiamate a procedure e funzioni relative all'utilizzo di MySQL. Se mettiamo solo DBMSQL, automaticamente lui metterà anche le altre librerie, però insomma. Ok, ricarica. E a questo punto, se andiamo a vedere i componenti, DBMSQL, eccolo qua. E ha messo anche gb.db, che è la classe padre. Quello che ci interessa, quello che vorrei farvi vedere invece, è un giochino abbastanza simpatico, che è l'interfacciamento con GStreamer, e quindi con la libreria multimediale di GStreamer, per farvi vedere che veramente in pochissimi clic si possono fare anche cose abbastanza complesse, che normalmente invece avrebbero richiesto molto molto lavoro e molto codice in quasi tutti i linguaggi di programmazione
diciamo così, mainstream. Un inciso, qualche utente l'altra volta aveva chiesto se c'era Gambas per Windows. No, non c'è Gambas per Windows. Penso che si possa compilare o provare a compilare Gambas utilizzando il sottosistema, non mi ricordo come si chiama, quello che permette di compilare sorgenti Linux su Windows, però non garantisco che la cosa funzioni, nativamente non c'è, e avete visto sulle piattaforme supportate su SourceForge che non c'è Windows. Per il Mac, tutto sommato, essendo FreeBSD sotto, forse c'è qualche possibilità in più, ma Gambas è nato su Linux e sicuramente Linux è la piattaforma di riferimento. Dicevo, abbiamo messo gli oggetti relativi a GStreamer e quindi infatti è comparsa una tab media qui giù in fondo, dove c'è un oggetto MediaView, e proviamo a fare una piccola applicazione con MediaView. Allora, per esempio, possiamo mettere un pulsante per aprire un contenuto da riprodurre. Se mi perdonate, cancello questi altri due oggetti, tanto per questo esempio non ci servono, e li togliamo anche da qui. E Media View ci permette di fare cose abbastanza simpatiche. Come avete visto, quando ho premuto Media View, qua sotto è comparso un qualcosina, in pratica una specie di help in linea che ci permette di avere una piccola descrizione di che cosa è l'oggetto che stiamo maneggiando. E qui dice: questa classe implementa un piccolo media, un controllo, un semplice media player con i suoi controlli. Ma vediamolo più in pratica. Per esempio, se una delle proprietà dell'oggetto MediaView è URL, e se noi qui selezioniamo un video, per esempio, e lanciamo il progetto, automaticamente lui carica il progetto, il video in esame, che era semplicemente un mio screen capture di qualche tempo fa. Come potete vedere, ci sono tutti i controlli tipici di un media player, e quindi la possibilità di andare avanti, indietro, di mettere in pausa o stoppare il filmato e di mutare l'audio o di modificare il volume dell'audio. Queste proprietà sono modificabili anche a runtime. Per esempio, questo button 2, possiamo cliccare e dire che media view 1 punto full punto. L'idea era quella di mandarla a tutto schermo, non penso che ci sia invece. No, non c'è. Non c'è. O almeno non me lo ricordo. No. Va bene. Facciamo così. Button 2 lo trasformiamo in un open file. Open file. Leviamo la proprietà e chiediamo all'utente di cliccare sul pulsante open file per selezionare il video da riprodurre. Quindi associamo al click di button 2, gli diciamo, facciamo una variabile dim percorso as string, poi diciamo che percorso è uguale dialog è un oggetto nativo dell'interprete, open file e basta.
E poi facciamo così. If error, then media view 1.url uguale percorso. Percorso. Ok. Se lanciamo l'applicazione non va più in play, cioè non carica immediatamente da solo il contenuto, ma se clicchiamo Open File ci dà la possibilità di scegliere dove andare a cercare il nostro contenuto. E come potete vedere non fa il play di niente. Perché? Perché in realtà error restituisce true se c'è stato un errore, quindi not error. Che dice? Che not set status. Ah, ok, ottimo. Ok, e ci sono un po' di errori. Andiamo a vedere un'altra delle funzionalità interessanti dell'IDE, ovvero la possibilità di fare il debugging in linea. Quindi mettiamo F9 degli stopwatch e andiamo a vedere cosa succede durante il nostro l'esecuzione del programma. Facciamo play, premiamo e siamo già qui. Percorso è vuoto. Ok? Quindi è abbastanza compatibile con il fatto che abbiamo istanziato la variabile appena adesso. Siamo alla scelta di un filmato, lo selezioniamo e a questo punto andiamo a vedere che cos'è percorso. Ops. Ah, error. Non l'ha aperto. Possiamo fare così. Debug percorso, così almeno abbiamo un altro punto di okay. Ancora ok, percorso è vuoto. Ah, vero, scusate, è perché è in realtà è sbagliato così. Ho sbagliato a scrivere proprio, perché la funzione dialog open file non restituisce la path del file, ma restituisce se è true o false, se è stato aperto o chiuso. A questo punto, invece, dobbiamo chiedere e mettere nella variabile percorso la proprietà, il path di dialog. E adesso se andiamo a vedere, infatti a questo punto ancora non c'è niente, però dialog.path è il percorso giusto. Andiamo sul percorso. Percorso effettivamente è questo. Non c'è stato errore. Quindi percorso è quello giusto. E lo mettiamo nella proprietà media view1.url. E a questo punto abbiamo il media player già pronto per fare la riproduzione del nostro contenuto. Che è nero. Però si sente l'audio. Ne scegliamo un altro. Se a questo punto vogliamo togliere tutti questi watchmark, stopwatch e andare più spediti, sempre con F9 li togliamo. E riprendiamo questo. Ok. Ora cerchiamo Eden SR. Ok. Sezione. E come potete vedere abbiamo un... specifico, dovremmo smontare questa copertina. Abbiamo realizzato un piccolo media player. Abbiamo visto come mettere i stopwatch per fare il debug in linea del nostro codice. Abbiamo visto come caricare un po' di oggetti per fare un po' di lavoretti un pochino più simpatici. E direi che forse non so se siamo arrivati
abbiamo finito il tempo oppure no, non mi rendo ben conto. Sì, siamo arrivati al limite di tempo. Ci siamo? Benissimo, nel senso che poi queste introduzioni che facciamo sono semplicemente per dare l'ispirazione alle persone, quindi penso che poi se una persona vuole approfondire va a cercarsi le cose in maniera autonoma. Allora, qualcuno, se volete, chiudiamo con quelle due domande che c'erano state fatte dagli utenti relative a Lazarus Led, sì, Lazarus Led che è un fumetto, Lazarus Pascal e come si distribuisce il codice. Allora, veloce, Lazarus Pascal non lo conosco, quindi non vi posso dire se è meglio o peggio di Gambas, non sarebbe sicuramente una risposta non adatta. Per quel che riguarda la distribuzione del codice, quindi della vostra applicazione, potete semplicemente creare l'eseguibile del vostro progetto e distribuire questo intro gambas.gambas. Però questo significa che nell'altra macchina dove voi farete girare questa applicazione ci deve essere almeno il runtime di Gambas e le librerie che voi avete utilizzato. Oppure potete creare un pacchetto di installazione. E il pacchetto di installazione, diciamo l'utilità pacchetto di installazione, vi permette di creare un pacchetto contenente tutto il necessario per fare il deploy della vostra applicazione sulla macchina o sulle macchine dei vostri partner, dei vostri clienti, dei vostri amici. Potete scegliere la licenza, c'è la possibilità, mi sembra, non lo faccio quasi mai, anche di indicare qual è la distribuzione su cui voi andrete a distribuire l'applicazione. In questo modo, diciamo, si rende più compatibile l'applicazione da distribuzione a distribuzione. Mi sembra che abbiamo detto tutto. Grazie mille, se vuoi dare dei riferimenti su come contattarti o Bene. comunque sul tuo log di riferimento. Allora, il Linux User Group è il Linux User Group di Terni. La mia email è allegfede@gmail.com e comunque sono raggiungibile anche su Sforge, dove ho la maggior parte dei miei progetti, che sono sviluppati spesso su Sforge in Gambas. E per esempio, uno è questo, OpenTV Architecture, che serve proprio per gestire un multiplex multicanale di televisivo con un unico client per l'inserimento dei contenuti e la gestione dei vari canali. E una cosa similare è relativa invece al mondo della radiofonia, sempre su Sforge. Quindi, se mi cercate su Sforge o cercate OpenTV Architecture, sviluppato da Alec Fede, strano, e qui ci trovate tutte quante le mie applicazioni e potete contattarmi tranquillamente. Allora, grazie mille per la tua disponibilità e per aver condiviso con noi questa tua esperienza. Grazie a voi per l'ospitalità.